Buongiorno, mi chiamo Francesco Balducci, sono un medico specializzato in medicina anti-aging, medicina preventiva, medicina predittiva, medicina rigenerativa. Che cosa si intende per medicina anti-aging? Si intende quella medicina ippocratica, che poi è la vera medicina, che consente di condizionare il tipo di invecchiamento a cui andremo incontro in modo tale da evitare le malattie degenerative età correlate. Quindi è una medicina che cerca di risolvere le cause di queste malattie degenerative e di prevenirle, basandosi su pilastri fondamentali che sono la corretta alimentazione specie specifica, cioè elettiva per l'Homo sapiens, poi l'integrazione specifica personalizzata, l'attività fisica costante e duratura che alleni tutte le componenti, quindi forza, resistenza, elasticità, equilibrio, coordinazione. Poi l'allenamento all'adattamento, anche perché noi iniziamo ad invecchiare veramente quando perdiamo le capacità di adattamento agli stimoli ambientali e diventiamo fragili. Inoltre, altro pilastro fondamentale è la gestione dello stress cronico e l'eliminazione, o meglio, l'evitamento delle sostanze tossiche ambientali, i cosiddetti xenobiotici, che possono addirittura mandare in frantumi, cioè distruggere il nostro equilibrio ormonale. Ecco quindi che io sono diventato, per questo scopo, presidente dell'Associazione Medici Italiani Evoluzionisti, AMIE, sono anche docente di diversi corsi di medicina anti-aging, di medicina preventiva e rigenerativa. E inoltre sono anche specializzato in metodologie anti-aging e antistress con un master presso la Università Sapienza di Roma. Potete trovare informazioni su di me sul sito personale www.francescobalducci.it. Ho una pagina Facebook, Dottor Francesco Balducci Anti-Aging, e un profilo personale ovviamente come Francesco Balducci, ma in ogni caso sono anche docente del prossimo corso di medicina epigenetica, di medicina, diciamo, mitocondriale, in quanto do molta importanza alla rigenerazione del mitocondrio, che è la fucina energetica di ogni singola nostra cellula. Ebbene, vi invito a consultare il sito cellwellbeingitalia.it. Grazie.